Dante Alighieri nasce a Firenze da Alighiero II di Bellincione e dalla sua prima moglie Bella tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265, sotto il segno dei Gemelli. Nel marzo 1266 viene battezzato nel battistero di San Giovanni con pubblica cerimonia insieme a tutti i fanciulli nati nell'anno precedente. Intorno al 1273 muore la madre Bella e poco dopo il padre si risposa con l'apa di Chiarissimo Cialuffi, dalla quale avrà due figli, Francesco e Gaetana. Nel maggio del 1274 Dante incontra per la prima volta Beatrice, figlia di Folco Portinari. Nulla di certo sappiamo circa i primi studi di Dante. Si svolsero probabilmente presso uno dei numerosi Doctores Puerorum, insegnanti laici dei fanciulli, che in quel periodo esercitavano la professione a Firenze e che diedero a Dante un'istruzione elementare di grammatica. Il 9 gennaio 1277 viene steso il compromesso dotale, una sorta di contratto matrimoniale, della futura sposa di Dante, Gemma di Manetto Donati, appartenente a un ramo minore della potente famiglia fiorentina. Padre di Dante, Alighiero, muore tra il 1281 e il 1282. 1283 Dante vende alcuni crediti ereditati dal padre, usuraio, prendendo così le distanze dagli affari paterni. Sempre in quest'anno avviene il secondo incontro con Beatrice e la composizione del sonetto «A ciascun'alma presa e gentil core», indirizzato all'amico e poeta Guido Cavalcanti. Nel 1285 Dante si sposa con Gemma. Nel 1286 Dante intrattiene una fitta corrispondenza poetica con Dante da Maiano. Verso la fine di quest'anno Dante si reca a Bologna, sede di un'illustre università, dove resterà fino ai primi mesi del 1287. Nei primi mesi del 1287 si conclude il soggiorno bolognese di Dante. Beatrice si sposa con Simone dei Bardi e forse proprio in quest'anno nasce a Dante il figlio Pietro, a cui seguiranno Jacopo e Antonia. Sono attribuiti a questo periodo i due poemetti danteschi Fiore, riduzione in versi italiani del Roman de la Rose, e Detto d'amore, che evidenziano l'influsso poetico di Brunetto Latini. L'11 giugno del 1289 Dante combatte a Campaldino contro le truppe aretine e il 16 agosto dello stesso anno partecipa all'assedio di Caprona contro i Pisani. L'8 giugno 1290 muore Beatrice e l'anno successivo, 1291, Dante inizia un periodo di studi filosofici presso i Francescani di Santa Croce e i Domenicani di Santa Maria Novella. Nel 1293 compone La Vita Nuova, nella quale esprime la sua nuova visione poetica, soprattutto attraverso le rime della Loda, versi con i quali il poeta individua nella bellezza di Beatrice il mezzo di conoscenza del divino. Nel marzo 1294 Dante fa parte della delegazione che accoglie a Firenze Carlo Martello, giunto in Toscana per ricongiungersi al padre Carlo II, lo zoppo. Gli studi filosofici, con il conseguente arricchimento di pensiero, portano alla composizione, nel biennio 1294-1295, delle rime allegoriche in lode della filosofia come scienza, voi che intendendo e amor che nella mente mi ragiona, e di quelle dottrinali per celebrare le due virtù morali di nobiltà e leggiadria, le dolci rime e poscia camor. Il 1295 è un anno denso di avvenimenti per la vita politica fiorentina. Il neoeletto Papa Bonifacio VIII si inserisce abilmente nella vita politica della città e acuisce il contrasto tra le fazioni dei Guelfi Neri, cappeggiati dalla famiglia Donati, e dei Guelfi Bianchi, guidati dai Cerchi. Il 6 luglio 1295 il podestà Giano della Bella riforma gli ordinamenti di giustizia
concedendo ai nobili di partecipare alle cariche pubbliche purché aderissero ad una delle arti e non fossero cavalieri. Dante, iscrittosi all'arte dei medici e degli speziali, inizia così a partire dal semestre novembre 1295-aprile 1296 la sua vita politica nel Consiglio Speciale del Capitano del Popolo. Fra il 1293 e il 1296 Dante scrive i tre sonetti che costituiscono la Tenzone, scambio di versi non proprio amichevoli, con Forese Donati. Nel dicembre 1296 compone la prima delle quattro canzoni petrose, Io son venuto al punto della rota, scritte per una donna, Pietra, che si nega all'amore del poeta. Il 22 febbraio 1300 Bonifacio VIII indice il primo giubileo. Il 7 maggio di quell'anno Dante è inviato a San Gimignano quale ambasciatore per consolidare i legami degli associati alla taglia guelfa. Il 14 giugno è eletto tra i priori per il bimestre 15 giugno-14 agosto e diviene tra i capi bianchi uno dei più decisi oppositori della politica di Bonifacio VIII. Il 5 settembre 1301 viene stipulato un accordo tra Bonifacio VIII e Carlo di Valois, fratello di Filippo il Bello. Il pontefice invia ufficialmente Carlo a Firenze per riportare la pace tra le due fazioni cittadine. Firenze invia a Roma tre ambasciatori, fra i quali Dante, per chiedere al Papa di scongiurare il pericolo di un ingresso a Firenze del Valois come paciere. Ma il principe è già in viaggio per la Toscana e Bonifacio VIII rimanda indietro gli altri due ambasciatori e trattiene Dante. L'ingresso nella città di Carlo di Valois il 1 novembre favorisce il ritorno a Firenze della fazione dei Neri, precedentemente esiliati e confinati a Castel della Pieve, e l'inizio dei processi contro i bianchi, accusati di frodi nell'amministrazione pubblica. Dante apprende questo sulla via del ritorno da Roma e si ferma al confine del territorio fiorentino senza entrare in città, dove non tornerà mai più. Il 27 gennaio 1302 il podestà Cante Gabrielli da Gubbio condanna Dante ad una multa di 5.000 fiorini e al confino per 2 anni, con l'accusa di malversazione e baratteria. Il 10 marzo, non essendosi il poeta presentato a pagare, viene condannato a morte. Non potendo rientrare in patria, il poeta si unisce a San Gaudenzio agli altri esuli, bianchi e ghibellini, che tentavano di rientrare in città con le armi. Nel 1303, nel tentativo di procurarsi alleati, si reca a Forlì presso gli Ordelaffi e a Verona da Bartolomeo della Scala. Nell'ottobre di questo stesso anno muore Bonifacio VIII. Nel marzo 1304, il nuovo Papa Benedetto XI manda a Firenze in qualità di paciere il cardinale Niccolò da Prato. Dante, a nome dei Bianchi, stila la sua prima epistola, nella quale i fuoriusciti dichiarano di affidarsi al legato pontificio per la pacificazione, che però fallisce per l'intransigenza di entrambe le fazioni. Il poeta si dissocia allora dalla parte bianca e si allontana dalla Toscana. Il 20 luglio si combatte alla Lastra. I bianchi, che tentano di rientrare a Firenze con le armi, hanno la peggio. In questo stesso anno Dante compone la canzone Tre donne intorno al cor, ispirata all'amore per la giustizia e al desiderio di riconciliazione. Dante inizia la sua vita da esule per l'Italia. Dal 1304 al 1306 è nell'Italia settentrionale e a Bologna. Nel 1307 soggiorna nella Lucchesia e nel Casentino. In questi anni medita e compone il Convivio e il De Vulgari Eloquentia, che interromperà ben presto.
Invia l'epistola terza all'amico Cino da Pistoia e l'epistola quarta a Moroello Malaspina, con la quale accompagna la canzone Amor da che convien. Il 27 novembre 1308 viene eletto imperatore Arrigo VII di Lussemburgo. La promessa imperiale a scendere in Italia per ristabilirvi la pace e la giustizia viene accolta positivamente dal nuovo pontefice Clemente V. In questo tempo Dante inizia la composizione della commedia. Nel 1310 compone l'epistola quinta indirizzata ai principi e ai popoli d'Italia affinché accolgano l'imperatore come uno strumento della provvidenza. Nell'anno successivo, 1311, Dante redige altre due epistole, la sesta agli scelleratissimi fiorentini a ribadire la necessità dell'impero e la settima allo stesso Arrigo VII esortandolo a colpire Firenze. La morte di Arrigo VII a Buonconvento il 24 agosto 1313 fa svanire il sogno politico di Dante e la sua speranza di rientrare dall'esilio. Il poeta si reca dunque a Verona presso Can Grande della Scala. Intorno al 1314 vengono portati a termine l'Inferno e il Purgatorio. Di quest'anno è l'epistola undicesima ai cardinali italiani riuniti in conclave dopo la morte di Clemente V per esortarli a eleggere un papa italiano che ponesse termine all'esilio avignonese. Nel maggio 1315 Firenze concede il ritorno in patria agli esuli a patto che paghino un'ammenda e si presentino alle carceri e al battistero per essere pubblicamente offerti a San Giovanni. Dante, come attesta l'epistola dodicesima all'amico fiorentino, ritiene umilianti queste condizioni, non presentandosi nemmeno quando viene emanato un provvedimento che commuta le condanne a morte in confino. Con sentenza del 15 ottobre, il poeta e i suoi figli sono condannati come ghibellini e ribelli alla decapitazione, alla confisca e alla distruzione dei beni. Nel 1316 Dante dedica l'ultima cantica della commedia, l'appena iniziato Paradiso, a Can Grande della Scala, inviandogli l'epistola tredicesima. A questi anni risale probabilmente la Monarchia, volta a mostrare la necessità della monarchia per il benessere del mondo, nonché l'indipendenza dell'imperatore dal pontefice. Nel 1318 il poeta si reca a Ravenna, dove porta a compimento il Paradiso. Attorno al 1319 Dante inizia la corrispondenza poetica con Giovanni del Virgilio, testimoniata dalle egloghe dell'uno e dell'altro autore. Il 20 gennaio 1320, nella chiesa di Sant'Elena a Verona, Dante offre una propria soluzione di un quesito cosmologico che aveva sentito dibattere a Mantova. Le argomentazioni del poeta si leggono nella Questio de Acqua e Terra. L'anno successivo, riacutizzatosi un annoso conflitto tra Ravenna e Venezia, Dante fu inviato tra la fine di agosto e i primi di settembre come ambasciatore a Venezia. Colto da febbri malariche sulla via del ritorno, il poeta muore a Ravenna la notte tra il 13 e il 14 settembre 1321.